A quasi un secolo di distanza dalla prima edizione, torna sulle montagne lombarde la Coppa delle Alpi, una competizione automobilistica che vedrà il 4 e il 5 marzo prossimi sfidarsi 121 autovetture storiche su un percorso di 570 km. Vediamo il servizio. Siamo qui con l'assessore alla sicurezza della provincia di Brescia, assessore Mario Maisetti, uno degli ideatori della Coppa delle Alpi, di questa rievocazione. Ma ideatore, è nata proprio un giorno che eravamo al bar perché avevamo delle altre problematiche su delle altre gare e guardando le nostre montagne ci è venuta l'idea di riprendere questa gara che era già partita nel 21. Io mi sono impegnato subito con l'assessore regionale Monica Rizzi e da lì è nato il tutto, ci siamo trovati ulteriormente, abbiamo condiviso questo progetto e oggi ormai siamo arrivati alle battute finali perché il 4-5 marzo ormai parte. Abbiamo voluto coinvolgere anche la Svizzera, io penso che nel prossimo anno, perché questa gara sicuramente andrà avanti negli anni, andremo a coinvolgere altre nazioni europee e la prima che andremo a interloquire insieme è l'Austria. Siamo qui con l'assessore regionale allo sport e giovani Monica Rizzi. Assessore, il 4-5-6 marzo, 90 anni dopo, una gara di auto storiche. Una gara di auto storiche importantissima, la mamma di tutte le gare di auto storiche. Ricordiamo che la Coppa delle Alpi ha ben 7 anni, più della Mille Miglia, che è la gara storica e per antonomasia la gara delle auto storiche su Brescia. Brescia torna ad essere capitale dell'automobilismo, di un automobilismo d'élite particolare, ma di un automobilismo che piace molto. Abbiamo queste auto d'epoca che inizieranno il loro percorso da Brescia, ma portando questa gara e tutto ciò che questa gara porta con sé attraverso tutta la Lombardia e oltre. Avremo un percorso che passerà nelle valli bergamasche, e arriverà sul lago di Como dove si fermerà, salirà poi toccando la Svizzera per arrivare in Valtellina, per cui andiamo anche all'estero, tramite appunto la Svizzera, arriverà in Valtellina, una tappa importante che sarà la famosa Coppa dei Ghiacci, per cui un'alleanza con la Mille Miglia e colui che avrà le caratteristiche e vincerà appunto questa tappa entrerà di diritto anche e senza ulteriori costi all'interno della Mille Miglia e poi di nuovo in Valtellina e tornando per la Val Camonica e l'arrivo ad Alfio Borio Terme. Una gara voluta anche attraverso gli altri assessorati, ad esempio quello all'agricoltura, perché in questa traversata ci saranno punti ristoro dove i prodotti tipici del territorio verranno proposti a coloro che andranno appunto in queste tappe. Lo sport che porta avanti la promozione del proprio territorio, lo sport come lo intendiamo noi, uno sport che non è fine a se stesso ma che dà un'occasione, un indotto alla gara stessa, al territorio che passa non da poco, per cui abbiamo voluto sostenerla non solo perché ci piace come gara ma proprio perché all'interno c'è una serie di condizioni, ci sono una serie di condizioni che danno la garanzia che questa non sarà la solita gara di auto storiche ma una gara che ha una sua importanza e l'anno zero che ricomincia dopo 90 anni vuole essere appunto il primo di una lunga serie. Siamo qui con il presidente dell'ACI di Brescia, Aldo Bonomi. Presidente, ci può dire cosa rappresenta, diciamo, questa rievocazione per tutto il comparto automobilistico e per il territorio bresciano? Beh, direi che non riguarda solo il territorio bresciano, ma riguarda l'intera regione. E inoltre c'è una parte automobilistica che è importante, ma anche una parte, direi, di tutta la nostra regione, perché c'è l'unione fra la provincia di Brescia, la regione Lombardia e l'Automobile Club, che dimostrano un'unione in questo mondo che di tanti disaccordi, finalmente qualcuno che dimostra di andare d'accordo con tutti gli altri. Ed inoltre per la nostra regione il passaggio in tutte queste province dimostra anche, vuole essere una vendita del nostro prodotto su tutto il territorio, non solo regionale naturalmente ma anche nazionale, e ci auguriamo un domani, visto anche che sconfiniamo nella Svizzera, possa essere una cosa a livello internazionale.